Roma, capitale d'Italia, è pronta ad accogliere una delle chitarre più immortali e al tempo stesso più importanti del rock. Cresce infatti l'attesa e la febbre per i due concerti che il grande David Gilmour terrà sabato e domenica nella suggestiva cornice del Circo Massimo, la quale ospiterà tra 2 settimane anche il live romano di Bruce Springsteen. L'ex chitarrista dei Pink Floyd proporrà una scaletta in cui ai brani del suo ultimo lavoro di solista, Rattle the Road, si affiancano molteplici classici della band madre, da Astronomy Domine a Wish You Were Here, da Money a Comfortably Numb, per la gioia dei molti fan che accorreranno da tutta l'Italia. Il marchio che segnerà il concerto sarà sempre la fulgurante chitarra di Gilmour, l'uomo di Cambridge, che nel 68 entrò in Pink Floyd per puntellare la band in un momento delicato in cui Barrett stava affrontando problemi a livello molto serio di tipo mentale e esacerbati dal consumo di una droga potente, la LSD, una droga allucinogena. Quando ad aprile del 68 Barrett fu costretto a lasciare il gruppo per colpa del suo comportamento problematico, Gilmour ne diventò il chitarrista fondamentale, il cantante insieme a Roger Waters, al tastista Richard White e al batterista Nick Mason, fino alla rottura con Waters e all'ultima un po' stanca fase del gruppo. Grazie per l'ascolto, per la visione, il video termina qua, iscrivetevi un